Comis, a Pesaro dal 1994, opera nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto, olio e gas, grazie alla competenza del proprio staff e con i suoi 100 dipendenti e tecnici altamente qualificati, implementa continuamente le proprie risorse e le capacità tecnico-professionali. Comis garantisce ai propri clienti servizi integrati di progettazione e direzione lavori di elevata professionalità, sviluppando sistemi innovativi e a basso impatto ambientale nel settore dell'oil e gas. Comis, progettiamo le infrastrutture per andare a tutto gas. Poi scendo giù. Cari telespettatori, benvenuti a una nuova puntata di Estate Capitale. Oggi insieme andremo a scoprire quali sono i punti più gettonati e frequentati dalla generazione Z. Già ci troviamo in uno di questi, perché attorno ci sono tantissimi motorini con i quali i ragazzi vengono al mare. Ed eccoci qua, dirigiamoci verso appunto la zona più frequentata dai ragazzi, qualche ciringhito, qualche bar, qualche ristorante e anche qualche campo da tennis. Ci troviamo a Resole, uno dei bagnini più frequentati e più conosciuti proprio per le compagnie pesaresi. Ma che cosa sono queste compagnie? Gruppi di 40 e 50 persone che si radunano per stare insieme, per godersi l'estate e diciamo rinfrescare un po' la mente dal buio inverno occupato dagli studi. Sapete cosa vi dico? Andiamo a mettere i piedi nell'acqua. E direi che non è stata per niente una brutta idea, anzi penso un po' all'idea di tutti. Ragazzi, come sta andando quest'estate 2024? Bene, bene, dai. Oggi è caldo un bel po'. Vero che oggi è caldo, infatti mi sembra che siate anche tutti in acqua. Sì, sì, sta bene solo in acqua. Ma che giochi fate solitamente al mare? Calcio, pallavolo, basta. Giochiamo principalmente calcio, siamo calciatori noi. Siete calciatori, quindi solo ed esclusivamente quello? Sì, sì, oppure anche il beach volley. Ci danno da fare. Vieni sempre al mare qui a Resole? Veniamo qua a Resole.
E come funziona a Pesaro questa cosa delle compagnie, no? Che si sente tanto parlare. Che cosa sono le compagnie qua? Niente, gruppi di ragazzi che si riuniscono sotto l'ombrellone, beviamo qualcosa insieme, giochiamo, questo. E come si formano? Cioè, se uno volesse entrare in una compagnia, effettivamente, come si fa? Niente, uscendo conosci i ragazzi, dici dove andate al mare, così, e pian piano ti riunisci con un po' di persone, così, ecco. Dai, buon consiglio, seguitelo. Ma troveremo insieme qualcuno che mi insegnerà anche ad andare sulla canoa? Vediamo se riesco a farmi un giro. Qua giocano a beach tennis, andiamo a sentire un po'. Possiamo interromperli in questo scambio stupendo. Ti abbiamo recuperato, come sta andando quest'estate 2024? Bene, bene, tutto bene. Al mare vieni sempre qua in questo bagnino o cambi di volta in volta? No, sempre qua, ombrellone a primavera. Da quanto più o meno, da quanti anni? È il primo anno, sempre stato in Baia, adesso primavera. Come mai hai cambiato? Perché è più vicino, più comodo. Più vicino dove abiti tu. Tu invece vieni sempre qui anche tu al mare? Io no, sono di Cesena, sono qua per sport, pratico beach tennis a livello professionale. E questo è il primo anno qua, in quanto c'è il torneo qui al Maracanã prossimamente, e quindi niente, ci stiamo allenando. Torneo che fanno tutti gli anni di beach tennis? Sì, sì, sì. Quindi ragazzi, Pesaro è famosa anche per il beach tennis e qualche torneo estivo, giusto? Per tutto, per tutto. Ti piace come città? Molto. Poi vabbè, a te manca il mare, quindi... Chiaro. Buona estate allora. Grazie, anche a voi. In my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me younger. Ora ci avviciniamo verso qualche ciringhito, bar, ristorante per capire se qualche giovane si ferma anche lì per giocare a carte oppure per bere semplicemente qualcosa. Possiamo dire, amici, che Pesaro sia una città molto sportiva. Numero uno è città della bici. Tutti qua si muovono in bici, sia per andare al mare che per andare a lavoro, e non solamente l'estate, anche durante l'inverno, quando fa più freddo, è pieno di ciclabili. Numero due, città del beach tennis, l'abbiamo sentito prima anche, no? Con tutti questi tornei estivi che addirittura vengono dall'Emilia Romagna proprio per giocare qui a questi tornei e partecipare. E come possiamo vedere qua alle mie spalle, anche città del basket, ma questo ovviamente lo sappiamo perché fino a quest'anno appunto la nostra squadra era in Serie A e quindi diciamo c'è una grandissima cultura, no, dal punto di vista proprio cestistico. Siete tutti appassionati di basket, giocate? Io ho giocato. Tu hai giocato? Dove hai giocato? Olimpia, Pesaro, Loreto. Da quanti anni giochi più o meno? Adesso ho smesso, ho giocato per 2 anni, nella categoria Silver. Quindi anche una buona categoria insomma, però venire a giocare al mare ci sta sempre l'estate. Ci si rilassa, si sta un po' con gli amici, poi si va a fare il bagno, quindi classica giornata. E quest'estate com'è iniziata? Quest'estate con la maturità è iniziato un po'
altalenante. Siamo venuti qualche giorno, poi altri giorni ci siamo più dedicati allo studio. Adesso, finita la maturità, ci godiamo il mare, l'estate. Ma in tutto questo sorge spontanea una domanda: perché vediamo sempre gruppi di ragazzi giocare a basket, giocare a beach? Le ragazze dove stanno? Che cosa fanno al mare? Andiamo a scoprirlo insieme. Ragazze, come sta andando quest'estate? Bene. Prima giornata di mare? No. L'abbronzatura, però insomma ci stiamo lavorando, giusto? Sì. Ti sei un po' bruciata. Sì, mi brucio perché mi è finita la maturità. Com'è andata quest'anno quindi? Bene. Sono usciti i risultati ieri, io 90, quindi... Benissimo. Inizia l'estate. Questo qui è proprio il vostro bagnino ogni anno? No, diciamo giriamo un po', però quest'anno ci siamo trovate qui anche perché c'è lì mia sorella. Quindi anche più comodo, diciamo. Sì. Ma io ho una domanda per voi. Vedo tutti i ragazzi che giocano a basket, che giocano a beach tennis. Le ragazze che cosa fanno l'estate al mare? A prendere il sole. Fanno sedute sul lettino a prendere il sole, relax. Dopo la maturità mi sembra anche... Sicuro, io non faccio basta. Non vi nego che anch'io ho fatto più o meno come voi. Dopo la maturità, relax totale. Sentiamo un po' dalle ragazze come sta andando quest'estate 2024. Due parole. Un po' monotona, non si fa un granché. Ma infatti io vedo che tutte le ragazze stanno al bar a bere oppure semplicemente sui lettini. I maschi invece sono un po' più attivi qua. Perché non vi buttate anche voi? Ma non lo so. Farei anch'io la stessa cosa probabilmente, quindi... C'è poco da fare? Forse in Romagna c'è di più, dici? Probabilmente. Molto di più. Tipo la sera vi spostate di là? Sì, spesso sì. E che locali frequentate della zona? Ma dai, la Villa delle Rose, quei posti lì... Qua a volte locali spiaggia, però non è che... Però sì, diciamo che c'è poco. Soprattutto per i giovani. Dovremmo creare qualcosa noi, forse. Sarebbe il momento giusto. Che cosa fanno le ragazze al mare? Giocano a carte, giusto?
Giocate sempre a kart oppure ogni tanto anche beach volley, beach tennis, basket? No, principalmente a kart, poi dopo dipende anche perché questo è uno dei primi giorni che vengo al mare, quindi... Tu sei di qua? Sì. Come mai hai iniziato così tardi e hai fatto la maturità? No, ancora sono più piccola, ma ho iniziato a lavorare recentemente al bar giù lungo le spiagge, quindi vado a lavorare anziché venire al mare. Dai, comunque non è mai troppo tardi per iniziare a venire al mare, certo. E un po' di abbronzatura. Tu invece? Ho iniziato a venire al mare oggi perché lavoro anch'io qui, un po' più là a Montecchio, però oggi è il primo giorno per tutte e due. E come mai avete scelto proprio questo bagnino che comunque è uno anche dei più rinomati ma anche chiassosi, mi sembra, no? Pieno di gente. Noi non abbiamo partecipato molto alla scelta, hanno scelto i nostri amici principalmente, però non lo so perché l'anno scorso l'ombrellone era sempre qui e l'abbiamo rinnovato. Beh, avete fatto bene perché comunque è un luogo pieno di ragazzi, ci si diverte tanto e si fanno anche tante nuove conoscenze, no? Sì, sì, assolutamente. All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way. Ed eccoci qua con il proprietario, penso, no? Di questo bar-ristorante. Uno dei più gettonati tra i ragazzi, perché immagino che siano tutti qua. Sì, diciamo che la stragrande maggioranza di giovani, 18-20 anni, frequentano Bagni Primavera da sempre, perché noi abbiamo sempre fatto così. Da quanto l'abbiamo noi, abbiamo sempre lavorato con i giovani. E c'è qualche strategia anche per invogliarli poi venire qua o vengono di loro spontanea volontà? Ma la strategia farli fare tra virgolette quello che vogliono, quasi perché comunque davanti abbiamo le prime file che ovviamente ci sono le famiglie e non tutti accettano determinate cose che i giovani vorrebbero fare. Infatti ogni tanto bisogna andare giù e mettere giù delle regole, ma però dai, certo. Stanno abbastanza a sentire. E immagino anche che comunque mantenere questo connubio non sia per niente semplice, no? Tra giovani e famiglie con i bambini piccoli. Ci sono un po' delle esigenze diverse, diciamo. Assolutamente sì, infatti, come dicevo prima, bisogna che ogni tanto faccio la voce grossa per far rispettare delle regole, diciamo, che in altri stabilimenti non ti permetterebbero mai di fare. Domandina finale, quest'estate 2024 com'è iniziata? Come l'anno scorso? Meglio? Peggio? Allora, noi apriamo molto presto con il ristorante, aprile-maggio è andata molto bene, e giugno invece non è andata bene per niente perché purtroppo il tempo non c'è stato per niente amico. Invece adesso a luglio, con il caldo, il sole, stiamo lavorando abbastanza bene. Una leggera flessione dall'anno scorso, ma ci sta. Allora ci auguriamo che possa continuare sempre così. Assolutamente sì. Ed eccoci qua con una delle bariste di queste zone. Com'è lavorare qui effettivamente con tutti questi giovani? Allora è molto bello perché appunto la clientela è la nostra coetanea, cioè sono simili, quindi anche il rapporto è molto più rilassato, più divertente. Poi qua è bellissimo, cioè sono tutti giovani, le feste, l'atmosfera è molto bella, quindi non pesa neanche l'ora di lavoro col caldo e tutto. E questo direi che è un segnale più che positivo. Immagino che comunque tanti siano anche tuoi amici, o no? Sì, sì, infatti molti li conosco, se non li conosco ci faccio visita quest'anno perché tanto bene male le persone girano, sono sempre le stesse. Poi fa piacere, alla fine sempre appunto, come dicevo prima, tutti quei tani, l'atmosfera è rilassata, tranquillo. Vuol dire molto anche a livello di staff, di personale con quale si lavora, tutti giovani e coetanei, quindi vuol dire molto rispetto a magari trovarsi in un posto in cui sei più piccolo, magari più grande e ti trovi un po' fuori luogo. Qua bene o male abbiamo tutti più o meno la stessa nascita, quindi ci troviamo oltre al lavoro anche al di fuori del lavoro ed è molto bello.
E qui come funziona per voi che fate la stagione estiva? Studiate durante l'anno, lavorate? Allora, io per esempio studio sempre durante l'anno, cioè mi sto laureando a settembre adesso. E d'inverno ho fatto un altro lavoro sempre stagionale per l'inverno, adesso in estate ho fatto la stagione qua al mare, come ormai è tradizione, perché non posso stare senza mare d'estate. Bene o male, anche se non ci vado, lo guardo da lontano e sono felice. Ma infatti riesci a farti anche qualche bagno ogni tanto? Sì, sì, quello sì, ovvio. Se no non ce la farei, non sarei qui dietro. Oggi stiamo penando un po' per il caldo, però appena finiamo il turno, anche se è tardi, è un tuffo, ce l'andiamo a fare tutti quanti. Ragazzi, come è iniziata quest'estate 2024? Alla grande, col piede giusto. Alla grande, per te invece? Anche per me, molto bene. Siete reduci da esami universitari? Io mi sono laureato ad aprile. Io mi laureo domani. Venite sempre al mare qua? Sì, sì. E come mai avete scelto proprio questo bagnino? Che cos'ha di speciale rispetto agli altri? Noi qua ci troviamo come a casa, e ormai svariati anni che lo confermiamo qua. E basta, stiamo bene così e siamo nelle nostre e ci godiamo ogni giornata. Vi siete creati una vostra compagnia qua a Pesaro, vanno molto di moda, abbiamo visto, no, le compagnie da 40-50 persone. Voi ne avete una? Sì, ma non da così tante persone. Più, più piccola? Siamo quanti siete? 12. Ah, caspita, solo 12? Pochi ma buoni. Pochi ma buoni, meglio così mi sa. Ma invece Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024, vi siete un po' informati? Avete partecipato a qualche evento in particolare? Eventi particolari per ora pochi, sinceramente. Non mi sono informato tanto io. Però per Pesaro, per la mia compagnia, noi che siamo un gruppo affiatato, ci siamo tatuati le coordinate del nostro luogo, ad esempio, del nostro ritrovo. Bello, proprio territoriale come... Dai, fateli vedere, vediamoli tutti e due messi insieme. Bellissimo! Ed eccoci qui a concludere questa puntata tutti insieme con un meraviglioso gruppo di ragazzi, perché abbiamo capito che proprio qui a Pesaro l'unione fa la forza. Ragazzi, un brindisi tutti insieme. E chissà, magari anche loro si tatueranno qualcosa. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leaving you far, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up. Poi scendo giù nel mare, che dentro ma mi perdo tra infinite scale. Che tu che mi fai ballare, oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte più chiara, Black Nirvana. Comis, a Pesaro dal 1994, opera nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto, olio e gas. Grazie alla competenza del proprio staff e con i suoi 100 dipendenti e tecnici altamente qualificati, implementa continuamente le proprie risorse e le capacità tecnico-professionali. Comis garantisce ai propri clienti servizi integrati di progettazione e direzione lavori di elevata professionalità, sviluppando sistemi innovativi e a basso impatto ambientale nel settore dell'olio Oil e gas. Comis, progettiamo le infrastrutture per andare a tutto gas.